90.000 spettatori tengono a battesimo il grandioso stadio di San Siro a Milano in occasione della prima partita disputata in Italia da una squadra russa. La Dinamo di Mosca rende ai rossoneri del Milan la visita di cortesia fatta dai neoscudettati al termine del campionato. È un avvenimento di eccezionale importanza, non solo perché offre l'occasione di valutare la migliore espressione del calcio sovietico, ma anche perché costituisce il punto di partenza verso più frequenti e amichevoli contatti sportivi fra le due nazioni. E per i tifosi che sono accorsi in massa a questo avvincente confronto, è promessa sicura di uno spettacolo calcistico di altissima levatura, quale da tempo non si vedeva da noi e quale difficilmente avremo occasione di rivedere. Più che calorose le strette di mano tra i capitani Krievski e Nordahl. Al fischio dell'arbitro viennese Grill, che già diresse l'incontro di Mosca, il Milan assume il controllo del gioco. Ma la prima azione di Lidon si conclude con un lancio troppo lungo, facile presa del portiere Yacin. La replica dei bianchi mette in evidenza la destra Sciavo, il cui tiro viene respinto da un difensore rossonero. La palla va all'arretrato Mariani, che resiste alla carica di un avversario e allunga poi a Lidon. Da questi ad Almonte, il cui tiro consente al portiere nazionale sovietico di esibirsi in una sicura bloccata alta. Malgrado l'ottimo gioco di squadra della Dinamo, l'inizio è a leggero favore del Milan, anche se non tutti i reparti funzionano a dovere e se si nota qualche scompenso all'attacco, dove Nordahl è fermo e i nuovi Dalmonte e Mariani non riescono ancora ad armonizzare con i compagni. La responsabilità del tiro tocca questa volta a Lidl, il cui bolide è deviato in angolo. Batte da destra Frignani, testa di Nordahl, rete! Un pauroso croato sembra scuotere le gradinate dello stadio sin nelle loro fondamenta. Sono passati esattamente 24 minuti. Questa rete, che poteva dare in là una bella vittoria milanista, rimarrà invece l'unico acuto dei rossoneri nel corso di tutta la partita. Comunque si andrà a riposo con un effimero vantaggio per il Milan, il quale ha accusato gli effetti della scarsa preparazione. Le sue azioni hanno perso mordente e tanto l'attacco come la difesa lamentano pesantezza e mancano di coesione. Infatti dopo 4 minuti gli ospiti pareggiano. Il centravanti Manerov saetta diagonalmente a rete. Il portiere milanista, già più volte applaudito nel primo tempo, non potrà da solo fare barriera al gran gioco dei sovietici, che ora dominano nettamente su un Milan al quale la mancanza di fiato ha tagliato le gambe e ha negato le idee. Un paio di volte la porta rossonera è salva per un vero miracolo, ma la capitolazione è evidente, a nulla varrà nel progetto di Buffon. Il titolare dei rossoneri è ancora il centravanti Manedov, un giocatore di gran classe, freddo, preciso, tempestivo, capace di saltare a rete con entrambi i piedi, ma soprattutto dotato di un sinistro micidiale. Da lui sono partiti i 4 palloni che hanno segnato la netta sconfitta dei campioni d'Italia. Una sconfitta che avrebbe potuto essere più pesante se i sovietici non avessero rallentato il ritmo nel finale. Forse per non infierire contro un avversario che già a Mosca aveva dimostrato le sue alte qualità, ma che oggi, per difetto di allenamento, non poteva presentarsi nella pienezza dei suoi mezzi. Al fischio finale, un lungo applauso saluta i giocatori e esultanti gli ospiti per la bella rivincita, un po' tristi gli italiani. Si risulta comunque una grande giornata e si sono poste le basi per una più concreta amicizia tra calciatori d'Italia e di Russia.